Mezzanotte 19 in questo momento. Buonasera, benvenuti a Night Desk. Che giornata che è stata, almeno dal punto di vista politico, una giornata in cui si è registrato un crescendo di tensione, di allarme su quello che poteva succedere. Ci sono state quasi crisi di nervi, proclami, annunci di rotture se non si fossero fatte tutta una serie di cose. Dopodiché, questa sera lo avete visto, ospite di Daria Bignardi alle Invasioni Barbariche, Matteo Renzi comunque ha messo il punto perché l'ha detto, l'appuntamento con Berlusconi domani ci sarà alle 4 nella sede del PD. Quindi va avanti come un treno il segretario del Partito Democratico, non ascolta nessuno, non ascolta chi all'interno del suo partito oggi minacciava per l'appunto di non votare un sistema elettorale alla spagnola, che è quello che dovrebbe in teoria preferire per l'appunto Berlusconi, che è quello che permetterebbe a Renzi di chiudere l'accordo con Berlusconi, e lo dicono apertamente. Ma poi c'è stata anche una richiesta di vertice e ancora di ripartenza, rimpasto, chiamatela come volete, molto serio, arrivato dagli esponenti del nuovo centrodestra, da Scelta Civica, dai popolari, insomma. Ripeto, una escalation di tensione per la giornata. Vedremo che cosa succederà domani. Vedremo se questo accordo, come sostiene Matteo Renzi, in realtà non porterà alla rottura, ma anzi vedrà comunque poi starci anche le altre forze politiche, sempre che l'accordo si chiuda poi domani con Berlusconi. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo, questa mattina, presto, il ministro Nunzia De Girolamo, il ministro dell'Agricoltura, è andato alla Camera, ha raccontato che cosa è successo dal suo punto di vista, quali sono stati i perché e per come di quelle registrazioni fatte abusivamente a casa sua. Non c'erano in tanti ad ascoltarla, l'aula era veramente semivuota, una cinquantina di persone a testimoniare come appunto il problema no, già non fosse più quello, ma già si era capito che c'era altro che bolliva in pentola. Dopodiché, è inutile che noi ce la raccontiamo, abbiamo sempre a che fare con una crisi importante, molto importante. Oggi la Banca d'Italia ha fatto una serie di previsioni su come sarà l'andamento del prossimo anno e di quello ancora. Sono buonine, non buone, buonine, e soprattutto le previsioni della Banca d'Italia sulla crescita del nostro prodotto interno lordo sono inferiori a quelle forse un po' troppo ottimistiche del governo. Ma la notizia peggiore è che la disoccupazione, secondo la Banca d'Italia, continuerà ad aumentare. Allora, a che serve che cresca il PIL? Oltreoceano ci sono delle novità. Obama, vi ricordate la storia dei capi di Stato e di governo intercettati, spiati, il telefonino della signora Merkel? Ebbene, ci sono delle novità. Vi racconteremo anche queste, ma intanto, per l'appunto, ritorniamo da dove è cominciata tutta la giornata, cioè da questi annunci di crisi e questi allarmi lanciati e, appunto, da un appuntamento che è quello di domani alle 4, che ci racconterà Stefano Ferrante della nostra redazione politica. Buonasera Stefano, dopodiché Buonasera. invece ci racconterà tutto di quello che succede in Banca Italia oltreoceano ad Alberto Baldini della Buonasera. redazione politica ed economia ed esteri. Buonasera. Mentre invece qui a Roma con me ospite saluto l'onorevole Roberta Angelilli, buonasera, del Buonasera. nuovo centrodestra eurodeputata. Si sta preparando al rush finale perché insomma il 25 si vota, il 25 di maggio, e quindi adesso voi state scaldando i motori, ma con quello che è successo oggi potremmo addirittura immaginare forse un doppio appuntamento, oltre a quello delle elezioni europee. Questo lo vedremo fra un attimo, perché voglio anche salutare, collegata con noi da Milano, l'onorevole Lia Quartapelle del Partito Democratico. Buonasera e benvenuta. Buonasera, Molto grazie. giovane, però insomma, mi dicono molto brava. Io non la conosco personalmente, ma sono contenta di averla come mia ospite questa sera. Allora, che succede? Stefano, vogliamo Sì. spiegare un po' di cose? Perché fra l'altro c'è un ulteriore elemento, cioè c'erano queste tre proposte messe sul tavolo da Matteo Renzi, però questa sera si comincia a parlare addirittura di una quarta via. Che
Ma sì, si cerca di numerare le proposte, in realtà si tratta della proposta del modello spagnolo modificata. Ma andiamo con ordine. Ecco. Oggi è la giornata dell'incontro più atteso per risolvere la questione della legge elettorale, quello tra Renzi e Berlusconi. Incontro importante, decisivo, l'ultimo della tornata di Renzi. E Renzi stesso ha voluto chiarire dove e come ci sarà l'incontro. Ascoltiamolo da Daria Bignardi. Vediamo come l'ho detto. Domani finiamo il giro di tutti gli incontri con i partiti per la legge elettorale. Berlusconi con Forza Italia ci incontriamo nella sede del PD al Nazareno al pomeriggio alle 4. Così, e ha chiarito in modo secco quello che era un po' un giallo per tutti i giornalisti che cercavano di capire dove e come si sarebbe svolto l'incontro. Ma sarà non solo per un incontro i giornalisti, soprattutto per quelli che appunto gridavano un po' alla... Sì, sarà un incontro a quattro perché... Violazione, no, di un territorio, sì. Il sacrilegio... Poi diremo anche questo, ma l'importante sarà un incontro a quattro. Berlusconi avrà con sé Letta nipote, come ha detto lo stesso Renzi, e invece Renzi avrà con sé Guerini, che è il portavoce della... Berlusconi... Letta zio, scusa, Letta scusate, zio. Sì, un lapsus. E invece... Renzi avrà con sé Guerini, che è il portavoce della segreteria. Okay. Questo incontro è stato a lungo contestato dalla minoranza interna del PD, che è tornata a farlo oggi, in una giornata in cui l'altolà è stato dato non solo dalla minoranza del PD, ma anche dal Nuovo Centrodestra, da Scelta Civica, dai Popolari per l'Italia. Perché contestano non solo il metodo, cioè cercare una convergenza prima con Berlusconi che con la maggioranza di governo, ma anche il merito, che è appunto il modello spagnolo. Modello spagnolo che, secondo la minoranza interna del PD, non supererebbe le liste bloccate e quindi consentirebbe ai leader di nominare sostanzialmente ancora il Parlamento. E invece per le piccole formazioni politiche sarebbe un ostacolo grosso per la rappresentanza perché parlamentare. Perché non riuscirebbero a passare. Di e conseguenza questa la mediazione via, quella questa che sta uscendo via fuori. Questa quarta via che è uscita questa sera? Che sì, cosa, è, una, cioè, come... è una mediazione che consentirebbe, ritoccando il modello spagnolo, un accesso più semplice al Parlamento, uno sbarramento al 5%, una ripartizione dei seggi su base nazionale, ma con delle circoscrizioni piccole, delle corte liste bloccate. Ci sarebbero delle circoscrizioni non proprio dei collegi, delle circoscrizioni con alcuni candidati e poi sarebbero eletti in base ai voti che si ottengono su base nazionale. Sempre questo più complicato. È complicato, sempre più complicato, ma potrebbe, negli auspici anche di Letta, superare le resistenze delle piccole formazioni della maggioranza e quindi mettere al riparo per il momento il governo. Però ad oggi quello che c'è è una grande tensione nella maggioranza e nel PD sulla legge elettorale e alla fine Renzi in serata, dopo una giornata di botte e risposte, la minoranza del PD con D'Attore, un bersaniano, ha minacciato di non votare il modello spagnolo esatto. In aula, si voterà con scrutinio segreto, lo ricordiamo, certo. Nuovo Centrodestra, Scelta Civica, i Popolari per l'Italia hanno dato con un comunicato congiunto un ultimatum, o si fa un vertice di maggioranza sulla legge elettorale o il governo cade. Salta, esatto. A questo punto Renzi ha risposto un po' a tutti, dalle invasioni barbariche, dicendo state tranquilli che il governo non lo faccio cadere, addirittura ha lanciato un hashtag, una parola chiave per Twitter, per Letta, Enrico stai sereno, ha detto però anche una stoccata a Letta dicendo quello che fa benissimo è la politica estera, che non è esattamente un complimento per un Presidente del Consiglio, solo la politica estera, e allo stesso tempo ha però tenuto a dire che lui va avanti sulla sua strada, come ha già ribadito, sulla legge elettorale. Allora, fermati un attimo che cominciamo a sentire che cosa ne pensano i nostri ospiti, poi chiudiamo il racconto di questa giornata. Onorevole Angelilli, allora, Nuovo Centrodestra era appunto fra quelli che oggi hanno detto vogliamo il vertice di maggioranza, vogliamo che ci sia questa ripartenza, vogliamo che ci sia questo accordo fatto con noi sulla legge elettorale, perché se andate a farlo coi cugini così li aveva definiti Berlusconi, non vale, si fa cadere il governo. Siamo a questo punto? Oppure questa quarta via un po' di... Ma diciamo che oggi, stasera in particolare, Renzi è stato, come dire, un pochino presuntuoso, insomma, si è, come dire, proposto come il vero dominus, diciamo, quello che dà le carte, quello che decide un po' la scaletta, gli argomenti, gli interlocutori. È stato
insomma, abbastanza a tratti sgradevole sulla scelta degli interlocutori, insomma, selezionando quelli degni e quelli che contano zero. E questo, diciamo, si fa forte però del suo peso politico. Ma si fa forte di questi 3 milioni di voti che lui ha ricevuto durante le primarie, ovviamente rispettabilissime. Per me le primarie sono un sistema eccezionale di partecipazione. Però lei le ha sempre desiderate, peraltro, esatto, da tempi sono non sospetti. Soltanto diciamo le primarie del PD. E quindi lui non può proporsi proprio come colui proprio che detta le condizioni, le regole, l'agenda, insomma, ha sempre una cattiva parola per chiunque. Pur sempre però il segretario del più grande partito italiano. Sì, certo, ci mancherebbe, però, come dire, è veramente irrispettoso. Poi, secondo me, rispetto a Berlusconi, c'è proprio una gestione anche un po' spregiudicata di Berlusconi, perché domani lo riceverà in pompa magna nella sede del PD, dopo però, diciamo, averlo neutralizzato, diciamo azzerato da un punto di vista parlamentare, no? Però, insomma, lei fa un po' impressione Berlusconi che varca la soglia del Natale? No, però mi non è botteghe oscure. No, però mi sembra una grande operazione mediatica, assolutamente, in cui certamente si troveranno tutti e due a loro agio, però il punto è che Renzi 2 mesi fa considerava Berlusconi, no, il nemico pubblico numero uno, insomma, mi ricordo game over per Berlusconi, fuori dal Parlamento a tutti i costi. Allora non si poteva aspettare neanche una settimana, neanche un mese per chiedere. Quindi lei sostiene che in qualche modo lo sta anche rivitalizzando, gli sta dando Veramente direi che lo sta quasi strumentalizzando, cioè è piuttosto spregiudicato anche nell'utilizzo di Berlusconi. Ripeto, 2 mesi fa era proprio il nemico numero uno. Il che però, scusi, mi permetta, visto da... cioè, sembra che lei stia dicendo povero Berlusconi, no? Cioè, Berlusconi è uno che non si è mai fatto strumentalizzare da nessuno, anzi, semmai è lui che più di un'occasione all'ultimo si è sfilato, ha fatto saltare accordi. Ma certo. Quindi è un po' come dire a Berlusconi: hai fatto il tuo tempo. No, è il contrario. Mi sembra che sia Renzi, insomma, che utilizza tutti, insomma, a suo piacimento. Insomma, il Presidente del Consiglio stasera lo ha abbastanza svillaneggiato, ecco, anche con questa cosa che lui bravo è sì a fare la politica estera, insomma, l'hashtag stai tranquillo. Vabbè, non mi ha ancora risposto, però non mi ha detto se questa quarta via le piace o no. Intanto quello che non mi piace affatto è questo stil novo, no, di Renzi, che dice noi dobbiamo cambiare tutto eccetera, e poi che cosa ripropone? Le liste bloccate, un po' più corte, no, però sempre le liste bloccate, quindi il cittadino non può scegliere. Però mentre pensa se appunto almeno la quarta via le piace, voglio sentire invece l'onorevole Quartapelle a Milano, lì a Quartapelle. Lei non era fra i 35 che si sono astenuti, lei non è nella direzione del Partito Democratico. Sì, io sono in direzione nazionale. È nella direzione, ma non era fra i 35 che si sono astenuti, dunque non fa parte della fronda. Non della fronda, della minoranza. Sì, io continuo a chiamarla fronda perché ha un che di... No, però c'è dialettica, insomma. Sì, c'è dialettica. Fortuna. Diciamo che oggi i toni, però lo ammetterà, si sono alzati parecchio, perché nel momento in cui appunto un suo collega, il deputato Attore, dice noi lo spagnolo, il modello spagnolo non lo votiamo, se si fa l'accordo con Berlusconi salta al governo, beh, direi che insomma, ma sta contravvenendo decisamente alla linea del segretario o no? Ma io penso in realtà che le dichiarazioni di oggi identifichino il fatto che si sta arrivando finalmente a un punto di chiusura di una cosa molto difficile e complicata che tante volte si era cercato di fare la riforma elettorale e non si era riusciti. E quindi io vedo anche nelle dichiarazioni di oggi, nell'agitazione, nel salire i toni, il segno invece che si sta andando in una direzione.
i miei colleghi di partito, cioè, che lei dissentono... dice come l'alba, cioè è sempre più buio prima dell'alba, cioè questa estremizzazione, perché in realtà stiamo arrivando alla conclusione. Ma lei ci crede davvero? Non è facile fare la riforma della legge elettorale, tant'è che non è stata fatta prima. E non è facile, e quindi non sarà un processo necessariamente lineare, altrimenti l'avremmo fatta in 5 secondi. E quindi in queste ore si vede che si sta arrivando da qualche parte, a mio parere. Io credo, come tutti quanti, insomma, che quello che ha detto ieri il nostro segretario Matteo Renzi, che la direzione è il luogo dove poi si deciderà la direzione politica da prendere, si riunisce lunedì, e lunedì noi decideremo. Ci sarà, come in tutti i casi di questi ultimi mesi, una maggioranza che si esprimerà in un modo, una minoranza che si esprimerà in un altro, e poi i gruppi parlamentari si conformeranno, come è sempre successo. Quindi lei non vede, per esempio, nessun rischio di scissione? Perché io, appunto, non a caso poi in effetti uso il termine fronda, perché c'è chi lo paventa come molto reale l'ipotesi di una spaccatura pesante all'interno del Partito Democratico, pur se fatta alla luce del sole, perché Dattore ha detto non faremo i franchi tiratori, lo dichiariamo apertamente che votiamo contro, però votano contro. Ma insomma, vedremo nelle prossime ore. Io, che sono giovane del Parlamento, ho imparato una cosa abbastanza semplice, che non si può mai dire mai, soprattutto in questi mesi davvero complicati. Mi auguro che non sia così, mi auguro che, come è avvenuto in tanti passaggi complicati, adesso non sto qui ad elencarli, però li abbiamo visti, in cui anch'io sono stata in minoranza, anche nel gruppo parlamentare, poi dopo ci sia un comportamento in aula che è un comportamento responsabile. Insomma, l'hanno dichiarato tutti che con questa legge elettorale, anzi con la legge elettorale di prima, non si può tornare a votare, e che con questa legge elettorale qui, che non è neanche... Infatti, con questa legge elettorale... Si andrebbe con un'altra cosa ancora. Si andrebbe con un'anomalia assurda di andare a votare con una legge elettorale neanche votata dal Parlamento. Credo che tutti quanti ci rendiamo conto che che in queste condizioni non si può tornare a votare, e che è urgente fare anche, tra le tante riforme, la riforma della legge elettorale. Allora, questa è la... Insomma, lei dice non corriamo molti rischi. Vi voglio a questo punto allora far vedere anche i giornali che saranno in edicola domani, vedere come leggono loro, appunto, gli avvenimenti della giornata, e vedrete che invece molti dei timori che sono stati esplicitati vengono ulteriormente accentuati. Non a caso inizio proprio con il Messaggero, eccolo qua, che sceglie come titolo di apertura Renzi, Berlusconi, PD spaccato, il che vuol dire ovviamente non che c'è una scissione in corso, ma che insomma all'interno del partito c'è sicuramente un problema serio. Oggi appunto l'incontro tra i leader e la minoranza democrat, patto con il Cavaliere, addio governo. La replica del segretario su legge elettorale e riforme non mi fermeranno, e poi ancora viene sottolineato l'altolà di Alfano. Andiamo a vedere il titolo dell'Unità. Anche l'Unità si tiene proprio su questa incertezza della giornata. Renzi Cav, il governo balla, l'incontro di Berlusconi nella sede del PD. Il segretario che dice vogliono fermarmi ma non mollo. La minoranza in subbuglio, ancora viene sottolineato, no? Il rischio crisi da parte del nuovo centrodestra, Scelta Civica e Popolari per l'Italia. E Letta ancora che lancia l'ennesimo appello dopo quello di ieri sera. Vi ricordate, si era parlato, si era rivolto a Renzi dicendo stai attento perché ci potrebbe essere un trappolone dietro, Berlusconi, insomma non ti fidare. Oggi invece Letta dice non favorire Grillo. Andiamo avanti, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Oggi Renzi e Berlusconi, eccolo qua, possono far cadere il governo. Molto ottimista il Fatto Quotidiano dal suo punto di vista. Legge elettorale, se chiudi l'accordo con il Cavaliere salta tutto, la minaccia di Letta, che appunto è sostenuta dalla sinistra del PD. Il segretario bastona tutti, dai partitini al Premier, e dice appunto Enrico stai sereno. Andiamo a vedere il titolo che sceglie il giornale. Il giornale punta invece più sull'aspetto, diciamo, emozionale di questo varcare la soglia della sede del Partito Democratico, l'incontro con Renzi, Berlusconi nella tana del PD. Il segretario ospita il Cavaliere nella sede del partito, il fuoco di sbarramento, e però, dice il giornale, l'intesa sulla riforma della legge elettorale è vicina, quindi ci siamo.
Il Sole 24 Ore parla di economia, parla dell'Unione Europea che dice a rischio la flessibilità sui conti, il commissario europeo che dice ci sono margini solo se l'Italia farà privatizzazioni e spending review. In realtà oggi c'è stata a Roma la visita del commissario Olli Rehn, veniva diciamo in forma semi-privata, però con noi è stato abbastanza tenero. E ancora il Sole 24 Ore, a proposito della politica, dice Renzi cerca l'intesa ampia e ovviamente sottolinea la tensione nel governo. Andiamo a vedere il titolo del Mattino, lo stiamo seguendo da qualche giorno perché è molto attento sul caso De Girolamo. Eccolo qua, la ASL che pagava soltanto gli amici. La De Girolamo in aula parla appunto di un complotto, ma ci dice il Mattino l'inchiesta va avanti e secondo il Mattino la difesa ha convinto a metà. Però per il momento il ministro resta al suo posto e non si dimette. Andiamo avanti, andiamo a vedere gli altri giornali rapidamente. Libero sceglie di parlare delle tasse, rivolta contro IMU e TARES, il calvario. Sapete che bisogna pagare la mini IMU ed è il caos più assoluto. E non a caso ci fa vedere, vediamo se la regia riesce a mandarcela in onda, eccola qua, code da terzo mondo per pagare le tasse. Questo succede a Varese, guardate che fila incredibile di cittadini rassegnati ad andare comunque a fare il loro dovere. La Gazzetta del Mezzogiorno, perché ve lo faccio vedere? Ve lo faccio vedere perché c'è un titolo dedicato alla vicenda dei forconi, non l'abbiamo dimenticata. I forconi violenti, 7 arresti ad Andria, un mese fa avevano intimidito realmente le persone di quella città, erano infiltrati, però così dice il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno. Chiudiamo con la Padania che continua la propria battaglia contro il decreto che dovrebbe svuotare in qualche modo le carceri. In realtà si parla di pene alternative, è tutta un'altra cosa, però nessuno liberi Caino, questo è il titolo che fa il verso a nessuno tocchi Caino, associazione che si occupa di pena di morte. E infine Avvenire, eccolo qua, sempre, da sempre attento ai temi internazionali, Stato Grande Fratello, Obama ci ripensa, la promessa di frenare le intercettazioni facili. Allora, questi sono i quotidiani. Stefano, sul caso De Girolamo. Sì, oggi la ministra abbiamo visto, no, che il Mattino diceva la difesa non convince. Non... Sì, è l'altro caso che oggi è passato un po' in secondo piano perché c'è stata questa escalation sulla legge elettorale e poi ieri, cioè, poi oggi ci sarà l'incontro tra Renzi e Berlusconi, ma fino a ieri l'apprensione maggiore per la maggioranza era quella relativa al caso De Girolamo. La ministra ha risposto in aula all'interpellanza presentata peraltro dal PD con un'appassionata difesa in cui si è dichiarata estranea a certi metodi di gestione del potere e soprattutto ha denunciato un complotto e un attacco alla sua privacy, perché questa vicenda, che non la vede indagata, riguarda gli appalti e le nomine alla ASL di Benevento, verte su alcune registrazioni fatte in modo abusivo da uno dei partecipanti alle alcune riunioni politiche abusivo, amministrative. Abusivo ma non vietato. Sì, diciamo che sono registrazioni che uno dei partecipanti a questi incontri in cui si discuteva diciamo di appalti, nomine e incarichi, come metodo, però, insomma, si era precostituito e poi ha portato ai magistrati quando è stato indagato lui. A questo punto, a livello politico, appunto, qual è stata l'accoglienza alla fine del discorso? Io penso del che al di là del discorso della De Girolamo sia da rilevare il contesto in cui si è svolto. Un Parlamento quasi deserto, una cinquantina circa i deputati presenti, non c'era Letta accanto a lei. Però lui ha detto che era in Consiglio dei Ministri. Sì, però l'altra volta si erano cambiati anche gli orari della discussione sulla cancelleria e c'era. E alla fine c'erano però Alfano, sì, quindi c'era il segretario del suo partito, nonché sì, vice premier. Però diciamo il clima non era esattamente di una levata di scudi nei confronti di Girolamo per proteggerla da questi attacchi, no, che arrivano dall'opposizione. Ma perché la si sta lasciando andare o perché comunque il caso si è sgonfiato? Ma perché intanto le questioni del governo ora sembrano altre. E poi perché il PD stesso oggi hanno risposto, la De Girolamo ha risposto all'interpellanza del PD, certo, neppure alla mozione di sfiducia che pure no, non è neanche stata considerata ancora. Esatto, certo. I grillini dovranno
dovranno, hanno già presentato. A questo punto la questione di Girolamo diventa una questione di secondo piano rispetto al grande tema della legge elettorale, perché su quello rischia di cadere la maggioranza. Ma le dimissioni che al PD quasi tutti aspettano, forse persino lo stesso Letta, che pure non era propenso a una soluzione che aprisse la strada a un rimpasto, queste dimissioni non sembra che siano all'ordine del giorno. Sentiamo cosa ha detto la De Girolamo questa sera a 8:30 da Lilli Gruber. Sono un ministro in carica che non ha fatto nulla, che oggi in Parlamento ha difeso la propria dignità e onorabilità rispetto alle accuse, al linciaggio mediatico, al complotto di cui sono vittima. Io ho detto sin dall'inizio di questa bruttissima storia che le mie dimissioni sono nelle mani del presidente Letta e del vice premier Alfano. Allora, io vorrei sapere dalle nostre ospiti, in particolare da Lia Quartapelle del Partito Democratico, se insomma, come partito, se avete sospeso il giudizio, se per voi va bene così, e poi ragionare anche un po' sulla opportunità o meno, no, delle dimissioni del ministro, perché in una situazione come questa probabilmente forse non è il momento migliore per dare le dimissioni, nel senso che rischia veramente di cadere tutta l'impalcatura, o no? Ma io ripeto quanto detto poi dai colleghi oggi in aula e da altri colleghi in altre trasmissioni. Il ministro è venuta, ha risposto, ma per noi restano una serie di zone d'ombra. Sulle decisioni di un ministro non è che decido io, non è che decide lei, decide l'assemblea del gruppo e soprattutto il presidente del Consiglio Letta. Certamente il comportamento del ministro, a nostro giudizio, lascia da un lato una serie di cose non chiarite e lo giudichiamo inopportuno. Quindi per lei non è un ministro credibile, è un ministro azzoppato in qualche modo? Beh, insomma, alla politica oggi è chiesto di avere dei comportamenti e degli standard, giustamente, dai cittadini che sono superiori a quelli chiesti nel passato, e ha chiesto un comportamento corretto. Certamente il ministro ha avuto dei comportamenti inopportuni. Ecco, però appunto l'appunto è sull'inopportuno, quanti dei suoi colleghi pensa che magari registrati appunto di nascosto mentre discutono di questioni che sono anche molto importanti potrebbero sostenere con lo stesso tono, insomma, di avere un eloquio pulito, di non insultare nessuno, di non prendere le parolacce, insomma, perché poi molto è stato detto anche su questo, no? Però non è che noi ci siamo scandalizzati per le parole utilizzate. Cioè, ci sono una serie di cose che sono state dette di cui un ministro della Repubblica non avrebbe non dovuto dire. Questo da un lato. Dall'altro lato c'è una mia collega di partito, l'ex ministro Idem, che per molto meno si è dimessa senza neanche arrivare a una sfiducia in aula. Angelilli, le lascio una brevissima replica perché dobbiamo andare in pubblicità, però oggi mi è sembrato che il ministro De Girolamo dicesse però Idem non aveva pagato il bollettino, dice io non ho fatto niente. Cioè è stato fatto un accertamento e lei non aveva pagato l'IMU. Nel caso della De Girolamo c'è una farsa, cioè queste intercettazioni sono vere, sono autentiche, sono tagliate, sono manipolate, sono state riportate fedelmente, anche perché pare che si parli anche in dialetto. Questo me lo può dire solo un magistrato. C'è stata la traduzione fatta dai carabinieri, esatto, però questo me lo può dire solo un magistrato. Allora, questa intercettazione o è penalmente rilevante o non è penalmente rilevante. Per lei è un modo di fare politica normale quello del ministro, cioè è un modo usuale e siamo noi che facciamo le verginelle, ci scandalizziamo? Io non lo so, non so neanche se queste intercettazioni sono vere. Non sono intercettazioni, sono registrazioni. Appunto, esatto, sono registrazioni abusive e su questo caliamo un velo pietoso, ma sono vere, sono autentiche, sono tagliate, possono essere utilizzate. Comunque il senso è che alla fine la si è lasciata cadere questa cosa, perché mi sembra c'erano 50 persone in aula. Se si dimette Nunzia De Girolamo oggi
rischia veramente di cadere giù tutta l'impalcatura. Ma non mi sembra più la priorità. Era una priorità fino a ieri, adesso non è più una priorità, pertanto è una farsa. Perché si sono chieste le dimissioni del ministro, che venisse velocemente a riferire in aula, e poi questa mattina improvvisamente non era più importante, 50 persone, commenti diciamo abbastanza caudi, tiepidi. Chi li ha fatti, perché poi ne hanno fatti pochi, pertanto... Va bene, allora la questione invece è sempre la legge elettorale. Matteo Renzi insiste e dice: se domani si chiude con Berlusconi vedrete che comunque anche gli altri ci stanno, se è un accordo serio, vedremo se è così, ce lo direte dopo però la pubblicità. Mezzanotte 55, allora domani lo sapete alle 4 appuntamento al Nazareno a Roma, la sede del Partito Democratico. Berlusconi varcherà quella soglia e incontrerà il segretario Matteo Renzi. Per fare cosa? Per chiudere un accordo sulla legge elettorale. Il modello che è in discussione e che piace a Berlusconi e che Renzi ha sposato in qualche modo, visto che era una delle tre proposte sul tavolo, è il cosiddetto modello spagnolo, che non prevede le preferenze, ci sono dei piccoli collegi, e che però sicuramente ha il vantaggio per i grandi partiti di assicurare loro una buona riuscita e quindi la cosiddetta governabilità. In compenso però ha lo svantaggio per i piccoli di farli fuori praticamente tutti, perché per riuscire a farsi eleggere nelle varie circoscrizioni devi essere o molto radicato sul territorio e avere anche insomma una buona forza alle tue spalle, oppure le chance di farcela non ci sono. Questo è il modello spagnolo così come è stato disegnato. Abbiamo detto che c'è una quarta via che si sta delineando, gliel'avevo chiesto prima, glielo richiedo anche adesso, Angelilli, vorrei che lei mi desse una risposta un po' più chiara, per piacere, perché Renzi ha detto: vedrete che se facciamo l'accordo ci stanno anche gli altri, anche il nuovo centrodestra ci sta, e questa potrebbe essere una proposta di mediazione. Non a caso c'è stato un incontro oggi fra Renzi e il ministro Lupi, proprio del nuovo centrodestra. Allora, c'è questo varco, questo spiraglio aperto o no? Vedremo, quindi dobbiamo vedere, però quello che preoccupa sono questi listini bloccati, prima erano delle lunghe liste, adesso saranno delle corte liste, però sono sempre delle liste bloccate, quindi sempre le segreterie di partito che decidono chi sono i rappresentanti del popolo, e avevamo detto basta, avevamo detto che i cittadini, tutti i cittadini devono poter esprimere il loro quindi punto di vista. Quindi voi lo fate per quello, non perché siccome siete piccoletti rischiate di sparire? Ma no, ma noi non dobbiamo fare una legge che favorisce uno o che scontenta un altro, noi dobbiamo fare una legge per far funzionare meglio il sistema, ma dobbiamo ridare fiducia ai cittadini. Sì, però onestamente lei se la sentirebbe se fosse lei a dover decidere di far cadere il governo perché l'accordo è stato fatto con Berlusconi, in una situazione come questa? Il punto non è questo. Il punto è che Renzi non deve fare un accordo solo con Berlusconi. È una legge che vale per tutti e quindi bisogna farla insieme. Non può essere la legge di un partito o che favorisce un partito e sfavorisce un altro partito. Deve essere una buona legge che fa funzionare meglio il sistema, ma che anche dia di nuovo fiducia ai cittadini. I cittadini, ma se questo non avvenisse, sentirsi appunto tagliati fuori dal processo decisionale, non devono sentirsi che non contano niente, che tanto decide sempre qualcun altro, che decide sempre che il liste partito. Le di partito. Va bene, allora è evidente che resta un grandissimo margine di indecisione ancora. Chiedo invece all'onorevole Quartapelle di difendere, se riesce, appunto questo aspetto che è uno dei più contestati per l'appunto, cioè il fatto di non avere ancora la possibilità in realtà di scegliere i propri deputati, senatori, poi non si sa se ci sarà il Senato, perché è vero che la circoscrizione è piccina, la lista è molto breve, sono due o tre nomi, dice li conoscete direttamente, però non ci posso comunque mettere la croce sopra. Siccome il PD ne ha fatto una battaglia per mesi proprio sulla possibilità di scegliere i propri rappresentanti, com'è che ora
No. Allora, io partirei da un assunto che mi sembra granitico, cioè che noi abbiamo bisogno di una nuova legge elettorale. E quindi che in questo paese dove qualsiasi tentativo si faccia di migliorare le cose non va mai bene, io questa cosa la rifiuto, nel senso che qualsiasi legge elettorale è meglio di una legge elettorale non votata dal Parlamento. Però mi scusi onorevole, le due questioni che venivano contestate a quella legge erano proprio un eccesso di premio di maggioranza e il fatto di non poter scegliere i propri candidati. Adesso arrivo quindi, alla scelta dei lei candidati. Dice, dobbiamo migliorare. Dov'è il miglioramento? Adesso arrivo alla scelta dei candidati. Collegi piccoli vuol dire che sono collegi di 400.000 persone. Io personalmente sono stata eletta a Milano in un collegio di 3 milioni e mezzo di elettori, che chiaramente non mi conoscono. Certo. 400.000 persone sono circa due zone, due municipalità della città di Milano. È un bacino assolutamente accessibile, assolutamente dove i candidati possono essere riconosciuti, conosciuti. Sì, però scusi, proprio voi che avete fatto le primarie, in più, no? In questo modo voi impedite la possibilità, per esempio, che se a me lei stesse antipatica e io preferissi Ciccio piuttosto che lei, metto la mia crocetta su Ciccio che è dello suo stesso partito e vi scontrate fra di voi. Voi che avete fatto le primarie. In più, il nostro segretario, e questo è un messaggio anche all'onorevole Angelilli, il nostro segretario ha detto che nel caso di collegi noi prenderemo in considerazione anche la possibilità di fare delle primarie, ma delle liste corte che vanno a rappresentare un numero ridotto di cittadini. Però le primarie non sono, come dire, istituzionali, è qualche cosa di privatistico. È una cosa in più. Tant'è vero che, per esempio, a Firenze, adesso che si candida Renzi, non si faranno le primarie. Ma certo che non si fanno le primarie, è un sindaco uscente. È un sindaco. Le primarie noi le facciamo ogni volta che si deve scegliere qualcuno di nuovo. Ma se qualcun altro del PD avesse avuto l'uzzolo e la voglia di candidarsi, non ci sono le primarie a Firenze quest'anno. Guardi, mi dispiace sventirla, ma noi solitamente le primarie le facciamo quando si deve scegliere un candidato nuovo. Quando si deve riconfermare un sindaco uscente al secondo mandato, non si fanno le primarie, perché se ha governato bene... come Renzi ha governato bene, così come tanti altri sindaci. Io penso, noi in provincia di Milano voteremo in 90 comuni, non è che andiamo a fare le primarie per verificare se si è governato bene o male. Se si è governato bene, si governa bene. Va bene, allora resta tutto bloccato, resta tutto congelato in attesa di domani pomeriggio alle 4. Nel frattempo noi dobbiamo fare i conti ad Alberto con i numeri della crisi. Io ho detto che c'era un po' di differenza fra i numeri di Banca Italia e quelli del governo. Purtroppo. Il governo è troppo ottimista? Purtroppo. Sì, e dunque tu dicevi giustamente di questi dati diffusi da Banca Italia ieri, ormai siamo già nella giornata di ieri, e che sono dati che danno conto di quale sarà l'andamento del prodotto interno lordo, del PIL, e di come Banca Italia dice una cosa quando il governo nel DEF, che è il documento di economia e finanza, che poi tra l'altro è il documento inviato a Bruxelles, quindi diciamo quello che dovrebbe far fede su uno scenario allargato all'Unione Futuro. Europea, appunto come questi dati divergono. Noi abbiamo dei cartelli, allora io chiamo il primo cartello, eccolo qua, lo vedete? E queste sono le previsioni 2014-2015. Banca Italia prevede che il nostro prodotto interno lordo cresca dello 0,7%. Il governo all'Europa ha raccontato che crescerà dell'1%. Questo per l'anno in corso. L'anno prossimo, 2015, più 1%, quando invece nel DEF il governo prevedeva quasi un 2%. Quasi il doppio, è un margine molto molto diverso. Allora, questo che cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire che questa ripresa generale europea, se non addirittura globale, perché la Banca Mondiale ieri ce l'ha raccontato, che le previsioni vanno corrette in miglioramento su quello che sarà l'economia internazionale, questa ripresa noi la vivremo con questi numeri, che sono numeri molto piccoli. Ed è per questo quindi che l'occupazione... Esatto. Proprio perché anche questa piccola ripresa sarà dovuta in gran parte all'export piuttosto che alla ripresa della domanda interna, che è la grande questione di quest'anno e del prossimo che verrà.
Che significa che appunto la domanda interna nostra non crescerà, poiché gran parte della produzione interna e quindi diciamo della realtà che produce e dà lavoro è basata sulla domanda interna, vuol dire che la disoccupazione resterà quella che conosciamo. Anzi, vediamo il secondo cartello che parla proprio di questo. No, peggio addirittura. Esatto, sì, di poco, ma insomma, se nel 2014 raggiungeremo il 12,8, nel 2015 cresceremo, quindi diciamo al 12,9, quindi 13%. E questo è il dato più preoccupante. Quindi al di là della legge elettorale, al di là di l'Irene che oggi ci lo scenario. Che succede se c'è questa differenza fra appunto i dati del DEF e quelli reali? Ma lei che è al Parlamento europeo. Il problema è che tutti gli altri stati europei che erano in difficoltà, come l'Irlanda, la Spagna, sono tutti in rimonta. Sì, l'Irlanda quindi, però ci è stato raccontato pochi giorni fa, insomma è in rimonta ma... Sì, un disastro. Mi sembrava, no? C'era un po' questo mito dell'Irlanda, no, il mito dell'Irlanda. Loro stavano peggio di noi, la Spagna sta tuttora peggio di noi, però nel fare come dire, i conti con la crisi e nel fare anche i sacrifici sono riusciti anche a fare alcune riforme, a risistemare un po' le cose e quindi sono ripartiti o stanno ripartendo. Siccome l'Italia ha fatto tantissimi sacrifici, ma non sta facendo le riforme perché poi noi siamo inchiodati bloccati alla legge elettorale, agli scandali, agli quelli veri, quelli presunti, noi non facciamo le riforme sul mercato del lavoro, poi per non parlare la giustizia, la burocrazia, è il sistema Italia che non funziona, che è lento, è ovvio che tutto quello che noi investiamo in realtà lì si ferma, non va avanti. La devo fermare perché voglio sentire l'onorevole Elia Quartapelle da Milano, brevissimamente su questo. Ma molto brevemente, sicuramente le stime di Banca Italia sono delle stime inferiori a quelle del governo. Va anche detto che il 2014 è il primo anno dal 2008, quindi da 6 anni consecutivi, in cui la crescita segna il tasso più. Certamente si può fare meglio, si può fare di più. Nei prossimi giorni. Ma Renzi non poteva invece che occuparsi della legge elettorale, che sicuramente è urgentissima. Concentrarsi su altro. Perché... Settimana prossima in Parlamento noi abbiamo in discussione il decreto Destinazione Italia che ha come obiettivo di attrarre degli investimenti stranieri e il nostro segretario qualche giorno fa ha cominciato a delineare un piano importante che è il Jobs Act, cioè un piano in 3 parti che riguarda il sistema, che riguarda per la prima volta si parla di politiche industriali e le regole relative al lavoro che hanno come obiettivo quello di rilanciare anche il tema del lavoro. Per cui fatta la legge elettorale, il secondo obiettivo della nuova segreteria del PD è di ricominciare a parlare di lavoro, perché in realtà i dati più preoccupanti che voi ci avete dato non sono quelli della crescita, che sono positivi, ma sono quelli della disoccupazione. Esatto. In particolare, dato anche quello che io rappresento, con la legge elettorale non si mangia e con il lavoro sì. Adalberto Baldini, rapidissimamente, perché vedo che già si è seduto accanto a te Paolo Pellacani. Buonasera. E quindi è pronto. Buonasera. Ciao, per il racconto della giornata sportiva. Raccontiamo che cosa è successo anche la vicenda di Obama, se non altro per farci vedere Julian Assange, che era un bel po' che era sparito dai nostri radar. Ha commentato, ovviamente, visto che si parla di big data, intercettazioni, e insomma abbiamo visto un Julian Assange incredibilmente cambiato per certi certo, versi. Più che soddisfatto. Il motivo è che... Mentre tu parli la regia ci manda in onda, sì, le immagini. Il motivo è che ieri il presidente Barack Obama ha dedicato 50 minuti del suo discorso unicamente agli effetti del caso Snowden, e cioè appunto quello che noi conosciamo come Datagate. C'è da dire, per inciso, che mentre da noi questa vicenda è ormai quasi archiviata nell'immaginario un po', sì, non solo... Anche perché noi tutto sommato eravamo stati poco intercettati, poco spiati, eravamo molto marginali in questa vicenda. No, in realtà vicenda. Siamo stati grandemente spiati, però diciamo... No, però per... ci avevano detto che, insomma, sì, noi che forse contavamo non, poco. Non avevamo molto da dire, esatto. Diciamo, non... però... quindi non è quello il problema. No, il fatto è che altrove in Europa, in Germania ad esempio, questo tema è ancora caldissimo e se ne parla...
e se ne parla molto. E detto questo, Obama in 50 minuti ha delineato quale sarà la strategia della Casa Bianca proprio su questo aspetto, ha promesso che verranno limitate le intercettazioni soprattutto nei confronti dei leader internazionali, quindi dei capi di Stato. Limitate, ma non sospese. Cioè, comunque non continuano a... Ha elencato sei punti, diciamo, di prioritari, per cui sei motivi pesanti, forti, per cui comunque le intercettazioni continueranno, e sono praticamente sei punti che danno un ampio spettro, per cui ci sarà sempre qualsiasi motivo è buono. Esatto. E poi ha tenuto a sottolineare che comunque tutto quello che è stato fatto dalla NSA, dalla NSE, diciamo, in campo di intercettazioni, non era motivato da diciamo, obiettivi industriali. Regia, facci vedere Julian Assange nel frattempo, perché vedo che ancora non... Assange ovviamente ha reagito con ironia, dicendo: certo, Snowden, l'ex talpa, sarà più che soddisfatto di come è andata, visto che è stato il tema dell'argomento di questo lungo discorso del presidente Obama. E diciamo che tutto il versante di chi ha difeso questa vicenda come un'operazione di libertà e di difesa dei diritti civili dei cittadini americani e non solo, la regia scalpita, perché dobbiamo dare la parola a Paolo e quindi non ci fa vedere neanche Julian Assange, ma insomma era abbastanza ingrassato e invecchiato, faceva una certa impressione. Beh, insomma, l'immagine fa sempre un certo, perché lo sapete, no, che sta all'ambasciata ecuadoregna a Londra, insomma non è sicuramente più la persona che magari qualcuno ha visto anche nel film che gli è stato dedicato. Molto criticato il film da lui molto stesso. Molto criticato. Si avvicinano le Olimpiadi, la situazione a Sochi, la situazione è grave. Oggi c'è stato un altro attentato. Non a Sochi, sì, a tre settimane dall'inizio dei giochi olimpici invernali, purtroppo nel Dagestan, che è diciamo un'area poco lontana dalla Cecenia, c'è stato un altro attentato che non ha provocato vittime, però se ricordiamo quelli di... Però queste minacce continue, esatto, Sicuramente non fanno Putin bene. Putin ha detto che faremo di tutto per rendere al massimo diciamo sicura l'area e dei luoghi però, dei giochi olimpici. Un atleta poco sereno rende poco, vero Paolo? Sì, sicuramente. Allora, noi parliamo di calcio perché domani... Invece loro sono sereni. Sì, apparentemente sì. Domani si gioca la ventesima di campionato, la prima del girone di ritorno, e c'è uno scontro a distanza perché giocano prima la Roma contro il Livorno e poi in serata la Juventus contro la Sampdoria. E poi Juventus e Roma si ritroveranno martedì all'Olimpico per i quarti di finale di Coppa Italia. Incroci pericolosi. Il sabato grasso del campionato vive sul confronto a distanza ravvicinata, meno di tre ore, tra la prima inseguitrice, la Roma, e la capolista Juventus. Ma gli scherzi del calendario hanno già pronto il face-off, il faccia a faccia, sia pure in chiave Coppa Italia. E allora i due tecnici Conte e Garcia devono fare una scelta. Cosa fare dell'appuntamento del sabato con il pensiero a Roma-Juventus di martedì? Sapete benissimo che guardiamo di partita in partita, quindi per noi la partita fondamentale diventa quella contro la Sampdoria, anche perché andiamo a affrontare una squadra che sta in grandissima salute, a gamba, a grande spirito. Ognuno fa il suo mestiere, il mio mestiere è tenere i miei giocatori tutti concentrati sulla partita molto importante di domani contro il Livorno, perché dobbiamo fare in modo di giocare come lo abbiamo fatto contro il Genoa, perché sono ancora tre punti da guadagnare. Buona vecchia pretattica. In realtà Garcia è intenzionato a risparmiare i due diffidati Maicone e Pjanic. Contro il Livorno del nuovo tecnico Perotti potrebbe saltare il turno lo stesso capitano. Dal canto suo Conte, tre ore più tardi, scenderà in campo contro la Sampdoria, che lo scorso anno fu vera bestia nera per la Juventus. La cura Mihajlovic ha riacceso i motori dei blucerchiati, ma Conte non vuole spegnere i suoi neanche per un minuto. Dovessi trovare il pelo nell'uovo anche in un girone d'andata dove ne vinte 17, pareggiata una e persa un'altra. Ripeto, sarà difficilmente ripetibile, ecco, una situazione del genere in futuro per la Juventus o per qualsiasi altra squadra. Ecco.
I due super anticipi del sabato e la prospettiva dello scontro secco tre giorni dopo non devono però fare passare in secondo piano una giornata che culminerà con il debutto di Clarence Seedorf sulla panchina del Milan. Un esordio da far tremare le vene ai polsi davanti al pubblico che lo osannava da giocatore, ma a cui l'olandese deve dare risposte immediate contro il Verona, squadra a rivelazione dell'anno, che naviga 10 punti più su. Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport, domani in edicola con l'intervista a Balotelli. Balo c'è, con Seedorf ci solleveremo, Galliani guai a licenziarlo. Pazzini ancora un infortunio, starà fuori per un mese, e poi Garcia, l'avete sentito, niente turnover, Roma pensa a vincere. Ma c'è anche il calciomercato, iniziano le due settimane decisive, la novità del giorno è l'interessamento dell'Arsenal per lo juventino Vucinic. Antonio Conte appare preoccupato per la campagna di rafforzamento delle rivali, ma la brutta notizia per lui sta per arrivare proprio da Vinovo. Il rush finale del mercato potrebbe infatti costare alla Juve Mirko Vucinic. Sulle tracce del montenegrino c'è niente meno che l'Arsenal, una novità importante in contemporanea con una decisa presa di posizione del manager dei Gunners, Wenger, contro la finestra invernale di mercato. E tornando a casa Juve, sino a poche settimane fa si pensava che a partire fosse uno tra Vucinic, Giovinco e Quagliarella, ma forse molte cose possono cambiare in pochi giorni. Altro nome caldo, ma in prospettiva a Roma, è Michel Bastos, intenzionato a lasciare l'esilio dorato degli Emirati Arabi Uniti. Ma il Napoli non è certo intenzionato a lasciarselo soffiare in extremis. Prevedibile quindi un braccio di ferro dall'esito incertissimo. Anche se con la formula del prestito, il suo approdo alla corte di Garcia sarebbe un'altra iniezione di fiducia per i giallorossi. Uno che invece ha lasciato Trigoria diverso tempo fa, Osvaldo, sembra destinato a non muoversi. Il Southampton non intende vendere nessun giocatore. Una mossa che ha spiazzato l'Inter, che si era concentrata sul bomber italo-argentino. Gli emissari nerazzurri si sono allora subito mossi per sbarrare la strada alla Lazio nella trattativa per Djordjevic, attualmente in forze al Nantes. Walter Sabatini poi, che punta forte sulle ultime due settimane di scambi, prova ancora a portare a Roma Antonelli. La contropartita sarebbe Borriello. Chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport, anche qui Balotelli che si gioca il futuro con Seedorf, Garcia che non molla la Juve, Roma vincere e basta, poi Conte che chiede la massima concentrazione ai suoi, anche il Torino, Immobile, Toro, studia, Pulici e voglio restare. E poi chiudiamo anche dicendo che la Costner agli europei ha vinto il bronzo. E brava pure lei. Costner. Allora, noi abbiamo chiuso, Adalberto, non ci sono notizie dell'ultima ora che arrivano. Benissimo, è 1:16, grazie alle nostre ospiti per essere state con noi, soprattutto grazie a voi per averci seguito. Buonanotte.